chiama Bennu l'asteroide su cui si è allungato il braccio della sonda della NASA OSIRIS-REx per raccogliere polvere e sassi dalla sua superficie, con l'obiettivo di chiudere i campioni al sicuro in una capsula, farli arrivare sulla Terra e studiarli per capire se sono proprio loro i mattoncini che hanno portato la vita sul nostro pianeta. L'atterraggio su questa macchina del tempo che vaga nello spazio è avvenuto a 331 milioni di chilometri da noi, in un punto selezionato dal lavoro anche di un astrofisico italiano, Maurizio Paiola dell'INAF di Padova. Una manovra praticamente perfetta la definisce, pensando a quei 5-6 secondi al massimo in cui uno strumento simile a un aspirapolvere al contrario ha toccato il cratere Nightingale, schivando pericoli e insidie, ha sollevato con un soffio il materiale da prelevare per poi ritirarsi nella pancia della sonda. Non sappiamo ancora la quantità di materiale raccolto, la soglia minima stabilita dalla NASA per dichiarare il successo del campionamento è 60 grammi. La manovra è stata praticamente perfetta, è arrivata a pochissimi, un paio di metri circa dalla zona che ci si aspettava di atterrare. C'era il rischio, siccome Nightingale è il sito primario, però ha già un masso, diciamo, di fianco, circa 10 metri di diametro, proprio di fianco. Ecco che allora quello che è successo è che c'era un po' la preoccupazione non tanto di centrare questo masso in fase di atterraggio, ma in fase di allontanamento dalla superficie, perché non si riusciva a capire con questa scopa aspirapolvere spaziale il palmo della mano se fosse stato, diciamo, inclinato, faceva sì che anche il braccio veniva inclinato e quindi con esso anche la sonda, e quindi una volta che si partiva si rischiava di partire ed andare contro il masso. I pannelli fotovoltaici sono stati alzati a V perché c'è questa struttura particolare che permetteva di avere meno ingombro in vicinanza alla superficie, e possiamo dire che nella realtà si vede già dai GIF, dalle immagini che ci sono pubbliche adesso online, si è penetrati nella superficie per diversi centimetri e siamo rimasti a contatto della superficie per 6 secondi. Dopodiché, da 4 ugelli situati proprio sulla pancia della sonda, è stata sparata fuori idrazina e quindi ovviamente la sonda ha ricevuto una spinta verso l'alto e si è allontanata. Il viaggio di OSIRIS-REx è iniziato a settembre 2016 e durerà ancora qualche anno. Alla missione partecipano per l'Italia, oltre a Paiola, anche gli astrofisici John Robert Brucato ed Elisabetta Dotto dell'INAF, con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ma questi 60 grammi, speriamo siano almeno tali, torneranno poi sulla Terra? Sì, il 24 settembre 2023 atterreranno circa un giorno prima. Allora la sonda che cosa farà? Resta fino a circa metà, quindi giugno-luglio del 2021, quindi di parte e si ridirige verso la Terra. Proprio è una questione dinamica, non avrebbe senso lasciare prima la superficie di Bennu. Ovviamente questo è stato anche pensato perché qualora ci fosse un non successo, un successo parziale, bisognerebbe ritornare giù e fare tutta una serie di manovre, quindi dei mesi necessari. Una volta che a luglio lascia la superficie, sperabilmente non dobbiamo tornare giù, una volta che a luglio lascia la superficie di Bennu e si dirige verso la Terra, e il 24 settembre del 2023 la data è già scritta tra virgolette nel marmo, nel senso che è il momento in cui la sonda sgancerà questa capsula penetra l'atmosfera terrestre e atterra vicino a Salt Lake City in Utah, in una sorta di base militare, Utah Test and Training Range. Dopodiché questi campioni verranno presi e verranno portati al Johnson Space Center a Houston, Texas, dove ci sono gli altri campioni lunari e dove verranno preservati. E qui scatta la collaborazione mondiale, cifra delle missioni spaziali di successo. Alla NASA, l'agenzia spaziale giapponese che nel 2003 lanciò la sonda Hayabusa diretta su un asteroide, fornirà alcuni campioni da lei raccolti, in cambio di qualche grammo scovato su Bennu. Un'altra parte, invece, andrà al Canada grazie alla loro collaborazione nel realizzare uno strumento di OSIRIS-REx. La polvere di asteroide può raccontarci le nostre origini, ma non solo. Porta con sé anche un senso di eternità. Allora, io ho partecipato, lo dico sempre perché è un po' la spina dorsale per ora della mia carriera scientifica, ma credo lo resterà per molto tempo. La missione Rosetta è stata iper emozionante, è stata un grandissimo successo. La missione OSIRIS-REx è stata veramente emozionante quando ormai si era, al di là della fatica e di tutto, insomma, nei mesi e negli anni, per quanto io sia dal 2017 nella missione, non prima, però la missione OSIRIS-REx è stata iper emozionante quando ormai si era superata la soglia di 54 metri dalla superficie. Ormai era al punto di non ritorno.
Quindi o andava o non andava, non c'era altra soluzione. E il software di bordo si è comportato in maniera impeccabile e quindi in quel momento sapere che ormai si era in caduta libera sulla superficie e non c'era verso, c'erano 18 minuti e mezzo di ritardo, quindi quando le immagini sono tornate indietro ormai tutto era già finito, ormai la sonda si era già allontanata in maniera automatizzata dalla superficie, e devo dire che un po' di tachicardia è venuta, diciamo, però è stato molto emozionante. La grande differenza con Rosetta è che poi noi, voglio dire, siamo destinati ad andarcene da questo mondo e finire, però questi campioni che sono stati presi, il poterli vedere come adesso girano vari campioni della superficie lunare all'interno di queste teche di vetro, pensare che questi campioni possano essere condivisi col mondo stesso e superino la nostra stessa vita, e comunque uno dica: caspita, sì, ok, magari non avrò progettato questo o quest'altro, però ho aiutato per l'identificazione del sito. È stata una scelta congiunta di diverse persone. Il fatto di dire questi campioni supereranno la mia stessa vita e ci saranno generazioni a venire che li analizzeranno, questo è qualcosa che supera, devo dire, nonostante Rosetta sia un successo pazzesco, supera anche questo, cioè il vedere proprio il campione a terra sperando che poi tutto vada come deve andare, sarà un'emozione grandissima.